questo primo camp organizzato dalla Fortitudo Basket. Con noi sono i professori Cianfrini e il professor Di Vincenzo. Se si considera innanzitutto il fatto che questo camp era la sua prima esperienza, c'è stata una foltissima partecipazione, ci sono stati 52 ragazzi e mi dicevano gli organizzatori che hanno dovuto purtroppo rinunciare ad altre richieste. Devo dire che c'è stata una disponibilità piena da parte di tutti questi ragazzi che sono arrivati a questa manifestazione con la voglia di voler apprendere, di voler migliorarsi. Siamo riusciti a portare a termine 7 giorni di campeggio, come vogliamo chiamare, le cose nel modo più idoneo possibile. Dottor Nobile, si parla di ripescaggio in Serie C per la squadra maggiore. Speriamo che non ne faremo un giallo. Se viene la Serie C, tutto è riguadagnato. COD che sia, l'allenatore Sgarlata ha comunque intenzione di allestire una squadra forte, competitiva. Noi abbiamo sempre puntato fin dall'inizio sui giovani e quindi punteremo, credo, ancora sui giovani, sia che faremo la Serie D o la Serie C. Abbiamo dei ragazzi che fanno il campionato juniores, li dobbiamo lanciare e quindi dobbiamo in un certo senso rischiare. Aldo Scrofani, allenatore dei cadetti della Trinità, che quest'anno ha partecipato al campionato nazionale di categoria. Di Vincenzo, perché è uno che ha una certa filosofia della pallacanestro, almeno una sua, non è un didattico, è uno che ha provato delle cose sue a cui credeva e che quindi ha portato avanti. Nel suo curriculum ho letto che ha avuto un momento di abbassamento, ma siccome credeva molto appunto nelle sue filosofie cestistiche, è andata avanti e ora sta avendo risultati. Non per niente ha scelto lo yoga, anche perché penso che un allenatore dopo 3 anni, 4 anni che stava nella società di Serie A, che ha raggiunto certi risultati, promozione, raggiungimento dei playoff con una squadra che non era, diciamo, sulla carta molto forte, penso che la scelta dello yoga sia dovuta anche al fatto che come general manager c'è Giancarlo Sarte, che c'è una garanzia per arrivare a certi risultati, anche se quest'anno con la Stefanelle un pochettino ha peccato. Diamo un'impressione di Alessandro Vicari. Questo camp è stato abbastanza divertente, anche molto costruttivo, cioè, a livello cestistico. Abbiamo imparato anche, cioè, soprattutto io penso di aver imparato molte cose, nuovi movimenti. Roberto Caruso. La paura della telecamera fa scappare alcuni dei ragazzi, comunque non è un problema. Comunque sì, stasera mi hanno anche dato una targa, penso più per stimolarmi. Esatto, stimolarmi. Comunque sì, ho iniziato da poco, però appunto i ragazzi tutti mi aiutano, anche in palestra. Ho scelto la Trinità per questo, perché sono tutti ragazzi, diciamo, simpatici. Noi si sta bene, insomma. Sì, appunto. Cioè, sono venuto qua pensando di divertirmi, invece Cianfrini, Di Vincenzo ci hanno fatto un po' sudare, diciamo. Buccheri è un altro dei giovani della Trinità. Il professore Sgarlata è un allenatore ottimo, secondo me, e che potrebbe anche andare più avanti. Lo stesso Aldo qui. Massimo Picciolo era un altro dei ragazzi presenti al camp. Al camp, diciamo, si è impegnato molto, anche se ci ha fatto lavorare, però l'ha fatto, diciamo, per noi, perché giustamente, come lui ha detto, vuole lasciare in noi, diciamo, qualcosa di questa camp. Ma che tempo, tanto. C'è un problema, c'è. Che potesse essere, fatta di senza? Non può non rilevarsi in questa sede
ma il nostro pensiero non si ferma a perché il nostro dopo dovremmo avere già pronti gli altri righe e più agevole se parecchie discutere i settori di intervento. E altro settore è quello dei beni culturali. Nel mese di aprile è stato già firmato un accordo con le organizzazioni sindacali a livello nazionale, che poi era una concessione che avevamo avuto, che avevamo ottenuto in occasione del rinnovo del contratto di lavoro degli elettrici per le 5.000 assunzioni che prevedeva. Questo accordo già è stato firmato, in parte queste assunzioni saranno come turnover e in parte saranno contratti di formazione. Ragioniere Ni, qual è la sede più opportuna per questa designazione? La sede più opportuna penso che sia la sede del nostro, la sezione di partito, dove avrebbe dovuto avvenire quantomeno la convocazione. E qui c'è il compagno professor Mandarà, che è membro del direttivo della Federazione di Ragusa e consigliere comunale del comune di Santa Croce, al quale ho chiesto: hai tu ricevuto per caso convocazione del direttivo di federazione perché da quest'ultimo possa essere stato deliberato la designazione, perché spetta di diritto a norma di statuto la designazione, il potere decisionale di incarichi o di deleghe spetta al comitato, al direttivo di federazione, perché ci troviamo a norma di statuto in un comune capoluogo di provincia. Io sono perfettamente solidale con il compagno Ni, chiaramente si avrebbero tentazioni di andare al di là, di passare la barriera, di andare magari alle opposizioni, passare ad altri partiti, però è vero che le battaglie si debbono fare all'interno del proprio partito, le battaglie si devono vincere all'interno del proprio partito. In merito alla proposta di abbassare a 16 anni l'età necessaria per la guida di un'autovettura, chiediamo qual è il parere di un maresciallo della Polizia Stradale. Ma a titolo personale, così soltanto un'opinione personale, non mi trovo d'accordo, perché secondo me una persona a 16 anni non raggiunge quella determinata maturità che si potrebbe avere come base, diciamo, per guidare un veicolo, sia esso ciclomotore sia esso la macchina eccetera, e ce lo conferma anche da tutto quello che vediamo oggigiorno. E secondo me sono convinto anche che con questo fattore di 16 anni si avrebbe più spregiudicatezza e, non essendoci questa, diciamo, maturità, si potrebbero ancora di più incrementare molte cose che potrebbero essere benissimamente evitate da una persona più matura, a mio modesto avviso. I ferrovieri oggi hanno avuto un incontro alla provincia. Siamo venuti per premere sugli enti locali che sono direttamente interessati al mantenimento di questa tratta. E vedere un po' quello che c'è da fare, il programma, insomma, cercare di impostare un programma comune per poter proseguire in questa azione di lotta per arrivare anche alla regione, insomma, per fare questo incontro che bisognerà fare con la regione per arrivare ad un punto fermo, un punto decisivo. Abbiamo promesso ai responsabili della provincia che saremo presenti settimanalmente in questi uffici per incalzare e ottenere finalmente delle risposte precise.